Ciao a tutti, eccomi con un nuovo video. Sono contentissima di girare questo video perché desidero mostrarvi un pacco che ho aspettato con tanta ansia, proprio con l'ansia vera, perché non arrivava. È un pacco a cui tengo tantissimo, che mi ha spedito Valentina, signorina Rottermeier, e appunto un pacco che ha una storia un po' particolare. Ci ha fatto veramente penare a tutte e due perché pensavamo si fosse perso. Le ha spedito questo pacco dopo Ferragosto, praticamente, intorno mi pare al 20 di agosto, e fino a 2 o 3 giorni fa non si sapeva niente di questo pacco. Sono andata in posta più di una volta, ho provato a fare veramente 1.000 telefonate a tutti i corrieri che conoscevo, insomma, ho cercato veramente in tutti i modi di rintracciarlo, però non c'è stato verso. Insomma, questo pacco sembrava disperso, non si sa dove. Aveva comunque lasciato la Germania perché Valentina aveva fatto comunque un controllo in Germania e alle poste della Germania, insomma, le poste tedesche gli avevano detto che aveva lasciato la Germania. Questo pacco quindi doveva stare per forza in Italia. Ha detto, no, deve arrivare per forza. Io mi sentivo che sarebbe arrivato prima o poi, però veramente stavo perdendo le speranze, nonostante io sia ottimista di base come persona, però siccome lei mi aveva detto che era capitato già in passato che appunto dei pacchi che lei aveva spedito, che aspettava, erano stati persi. Veramente, era arrivata proprio fino all'ultimo giorno. Ho detto speriamo, però stavo quasi per non crederci più. E invece alla fine è arrivato questo pacco, eccolo qua, un po' malandato nel senso che era un po' ammaccato, però fortunatamente le bellezze che c'erano, che ci sono all'interno, sono salve, anche perché Valentina le ha imballate, le ha veramente con molta molta cura ha realizzato questo pacco, imballando singolarmente praticamente ogni prodotto. E io non mi aspettavo che ci fosse tutta questa roba. Ci sono delle cose secondo me meravigliose, sia dei prodotti cosmetici per il corpo, per i capelli, sia dei prodotti alimentari, sia del make-up, quindi cose molto molto particolari che ci tengo a mostrarvi in questo video, anche perché ho deciso di fare un make-up oggi con alcuni prodotti che ho trovato in questa meravigliosa scatola. C'era anche una letterina bellissima che accompagnava questo pacco, però è una cosa privata, una cosa nostra, quindi non mi sento di condividere, però sono pronta a condividere con voi appunto la bellezza di questo pacco. Allora, parto subito con le cibarie, che sono prodotti che praticamente ho terminato in pochissimo tempo. Proprio la prima cosa che ho aperto è stata proprio questa bustina con delle mandorle salate alla salsa di soia. Molto 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 particolari. Io amo le mandorle tostate, salate, perché come ho detto anche a lei chiacchierando, mi ricordano quando uscita da scuola qualche volta mio padre mi portava a fare tra virgolette l'aperitivo, cioè lui si prendeva tipo un Campari prima di rientrare a casa, ma perché ero io che gli dicevo andiamo a fare l'aperitivo, perché probabilmente mi ci aveva portato una volta che aveva incontrato qualche amico di vecchia data che non rincontrava e mi ero fissata con questo aperitivo. Perché? Perché avevo l'opportunità di sgranocchiarmi le mandorle salate e le pizzettine che accompagnavano il Campari che lui prendeva. Quindi mi è rimasta un po' questa fissa delle mandorle salate, e queste sono molto molto particolari, un gusto molto intenso, forse proprio dato dalla salsa di soia. Queste vengono dal Rossmann, sono biologiche. Praticamente sono tutti prodotti al verde, a terra. Appunto sono quelle marche biologiche, ecobiologiche, sia di trucco sia di cosmetici, di cibo, delle catene, del DM, del Rossmann che si trovano appunto in Germania. Purtroppo non si trovano dalle nostre parti, quindi a me ha fatto doppiamente piacere ricevere questo pacco. Poi l'altra delizia, tra l'altro è caldissimo oggi, veramente caldo, forse perché sto un po' emozionata, sto sudando, ho caldo. Allora, sono queste barrettine che io amo tantissimo, queste sono del DM, sono delle barrette biologiche, senza glutine, qui c'è cranberry e questo che non so cos'è, Valentina, aiutami tu perché io questo non so cos'è, tra l'altro non ho avuto
la furbizia di cercarlo prima su internet. Comunque c'è l'albicocca, gli anacardi che io amo infinitamente, l'uvetta, insomma, io questa l'ho mangiata l'altro giorno, me la sono praticamente divorata. Mi piacciono queste barrette perché non sono molto dolci. Io amo questo tipo di snack che non è eccessivamente dolce, però gustoso. E questa l'ho assaggiata proprio poco prima di fare il video, di girare questo, perché ero curiosa. E questo è qualcosa di allucinante. Ci sono i datteri, l'amaranto, le mandorle, i lamponi. E sono qualcosa di delizioso, veramente spettacolare. Questa è fantastica, la lascio da metà, me la mangio dopo. Quindi questi sono i prodotti alimentari. Poi, per quanto riguarda il corpo, i prodotti da cosmesi per il corpo, ci sono queste tabs, bagno effervescente per i piedi. Di queste non avevo mai sentito parlare, non so se lei le ha mostrate in qualche video, però non mi sembra di averle mai sentito parlare. Naturalmente su ogni prodotto ho avuto l'accortezza di scrivermi anche la traduzione in italiano. Meno male, perché l'ultima volta nel video dei finiti avete visto che io, no, dei finiti, nel video dei bocciati ho bocciato una maschera per i capelli che in realtà era una maschera per il viso. Quindi meno male Valentina che mi ha scritto le cose in italiano, perché vabbè, naturalmente io sarei andata a cercare la traduzione su Google, però così è molto più immediato e molto più veloce. Anche la sorpresa è stata più appunto immediata, perché ho scoperto subito di che cosa si trattava. Quindi queste sono delle tabs per il bagno effervescente per i piedi che non vedo l'ora di provare. Questa è una per bagno, quindi sono due, sono meravigliose, eccole qua. Poi, per quanto riguarda appunto i prodottini, ci sono molti prodotti capelli, sia shampoo sia balsamo, che io non vedo l'ora di provare. Sono contentissima perché sono delle taglie molto molto comode anche per il viaggio. Siccome a breve farò più di un viaggio, ad ottobre sarà un po' il mese delle trasferte, perché ho due convegni, andrò a trovare mio fratello perché a giorni diventerò zia. In realtà stiamo aspettando già da un bel po', spero che quando caricherò questo video finalmente arriverà questa notizia, perché stiamo aspettando già dal 12, oggi è 22, insomma sono 10 giorni che noi aspettiamo questa nipotina, però siamo col telefono in mano 24 ore al giorno, però la notizia ancora non arriva, quindi io spero che quando caricherò questo video finalmente sarò diventata zia, quindi andrò in Olanda a metà ottobre a trovare mio fratello e questa splendida nipotina, naturalmente la compagna di mio fratello, che è diventata ancora più bella con la gravidanza, splendida. Allora, shampoo idratante, qui vedo il melograno, quindi è il melograno bio. Guardate che belle queste minitaglie, sono meravigliose. Poi, sempre shampoo luminosità, qui ci sono gli agrumi disegnati, quindi penso sia appunto agli agrumi. C'è scritto sidrone, apricot, forse limone albicocca, probabilmente. Sto cercando di improvvisarmi un attimo. Gustavo, sei curioso di questo pacco? Hai visto che bello? Annusa tutto lui. Poi, shampoo nutriente. Questo alla mandorla e all'argan, cerco di intuire un po' dalla scritta, un po' dal disegno. Vabbè, c'è qualche parola che comunque, o forse perché l'ho sentita spesso nei suoi video, perché dai, alla fine con un po' di intuito ci arrivo. Questo è il balsamo capelli nutriente, e non vedo l'ora di provare anche questo, sempre con mandorla e olio di argan. Guardate che meraviglia! Balsamo capelli idratazione, che sicuramente utilizzerò insieme allo shampoo, questo è il melograno. Sono bellissime questi flaconcini, questi sono sia di Alterra che di Alverde. Alcuni Alterra, alcuni Alverde, vabbè, l'avete letto sicuramente nel momento in cui ve l'ho mostrato. Poi c'è questo bagno schiuma, gel doccia al bergamotto, questo è il verde. E l'ultimo prodottino così piccolino è una maschera per capelli lucentezza, anche questa non vedo l'ora di provarla, e questa è sempre limone albicocca. Sono deliziose queste taglie, poi a me le mini taglie fanno impazzire, mi piacciono tantissimo, soprattutto perché appunto per quanto riguarda i viaggi sono comode, non devo travasare le cose, mi piace poi provare soprattutto prodotti nuovi in viaggio, ve l'ho detto mille volte, perché poi associo quell'odore, quel tipo di prodotto alla trasferta, al viaggio, è come se fosse un ricordo in più che intensifica
quel tipo di esperienza che vado a fare, quindi la rende ancora più particolare, più preziosa e soprattutto facilmente raggiungibile poi con i ricordi. Poi ci sono appunto questi due sample, questi due campioncini belli grossi in realtà perché sono 20 ml di prodotto. Questo è un siero volume sempre per i capelli e questa è una maschera 5 in 1. E voilà, belli, questi qua sono di Alverde tutti e due. Poi la cosa meravigliosa è che praticamente ci sono dei prodotti che questo pacco è stata una sorpresa, nel senso che lei mi ha scritto in privato e mi ha detto che aveva il desiderio di mandarmi questo pacco con varie cose che aveva pensato potessero piacermi. E sono tutti prodotti che comunque lei conosce bene e che a lei sono piaciuti tanto. E la cosa bella è che ci sono dei prodotti che io desideravo provare, a prescindere adesso dalla marca Terra al Verde, nel senso proprio la tipologia di prodotto che a me serviva e che volevo comunque riacquistare, che avevo in wishlist, come ad esempio un burro labbra. Avevo intenzione di ricomprare un burro labbra un po' particolare, che non era il classico Vivi Verde Coop, insomma, così, perché sto terminando vari burri labbra con il mio progetto smaltimento prodotti. E c'è questo, la camomilla, che non vedo l'ora di provare, questo è dell'Alterra. Insomma, sono curiosissima. Mi fa pensare, naturalmente così, perché viaggio con la mente quando guardo le cose, le immagini o appunto associo i profumi, ad un burro labbra labello, vabbè, c'avevo 17 anni, 18 anni, alla gita del quinto, quando andai a Praga, comprai lì. Tra l'altro una gita meravigliosa, una città meravigliosa, poi ci sono tornata a distanza di anni con Luigi perché è una città che mi è rimasta proprio nel cuore e che tuttora mi piace da morire e desidero tornarci. E insomma, in quella gita comprai questo balsamo labello che in Italia non si trovava, che era la camomilla, che è venuto poi in Italia dopo un po' di anni, che c'aveva la confezione verde. Quindi come ho visto la camomilla ho pensato subito a quella gita, chissà, ricordo perfettamente l'odore di quel burro labbra. Ho pensato, chissà se il profumo in qualche modo si avvicina a quel balsamo labbra che avevo provato. Poi, l'ultimo prodotto per quanto riguarda la skincare è questa. Vediamo se lo dico bene: Reinigens Emulsione. No, la sento nominare veramente in tantissimi video di Valentina e questo è uno di quei prodotti che ho sempre pensato che, mannaggia, se ci fosse qui le Rossmann, sicuramente andrei ad acquistarla perché appunto so che è un prodotto che lei ama, soprattutto nella versione vecchia che aveva un inci migliore. Credo che questa sia la versione quella nuova. E quindi sono curiosissima comunque di provarlo perché l'ha sempre descritto come un prodotto fresco e ottimo per la detersione e quindi eccolo qua, speriamo che l'ho detto bene. Poi un altro prodotto che appunto in qualche modo mi ha letto nel pensiero è una matita che è spettacolare, che è questa matita al verde dorata. Allora, io ultimamente vi ho detto in uno dei miei ultimi video, penso proprio quello sul make-up, che desideravo riacquistare una matita così metallizzata, comunque molto molto luminosa, perché io le uso soprattutto sulla lima inferiore degli occhi. Siccome io ne ho alcune e hanno tutte tonalità fredda, comunque avevo intenzione di andare a vedere, di andare un po' a sbirciare i siti o comunque gli swatches per vedere di prendere un'altra matita pastello eventualmente della neve così luminosa di un altro colore che io comunque non avevo. E sinceramente non ho pensato a un oro caldo perché non era nei miei pensieri in quel momento perché uso l'altra cedrata che è un oro freddo che mi piace, però appunto quando ho visto questa sono stata contentissima ed è quella che indosso oggi. Poi casomai vi faccio una face of the day lampo a fine video perché ho usato molti prodotti che mi ha regalato lei. E ve la swatch qua. È veramente veramente molto 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 bella. Non pensavo fosse così bello l'oro caldo perché io comunque ho sempre preferito l'olio freddo. Però quando ho swatchato questa matita veramente mi ha colpito tantissimo. Perché non dico che è quasi vicina al bronzo, però è un oro molto molto particolare
e ho deciso di indossarla oggi con questo trucco e che mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro, c'ho pure lo sfumino, e quindi è ottima. Poi l'altra matita, questa matita che ancora non ho swatchato, che è una matita nera. Wow, una matita opaca nera bellissima. Veramente molto molto scrivente, molto pigmentata, questa è sempre a terra e c'ha sempre lo sfumino dietro, quindi queste due matite, una più bella dell'altra, e voilà. Questa deve essere molto bella anche come base per uno smokey, ad esempio, questo nero, sì, sicuramente la sfrutterò tanto. Poi, tutto è partito in qualche modo da uno degli ultimi video di Valentina in cui lei ha mostrato questa nuova collezione di Alterra, dove c'erano appunto la Nude Perfection, dove ci sono i vari cream to powder, che mi hanno colpito tantissimo. Cioè, come l'ho visto, ho detto no, che figa, bellissimi, veramente molto molto belli. Anche perché in quel periodo stavo utilizzando un rossetto vecchissimo, veramente stravecchio, che poi adesso ho cestinato, della Kiko, che però era un bel marrone che ho usato molto spesso quest'estate, come bronzer praticamente. Quindi avevo proprio il desiderio in quel periodo, quando ho visto appunto questo video, di provare dei prodotti da contouring o comunque dei prodotti cremosi per il viso. Quando sono arrivati poi ho letto eyeshadow, quindi ho provato ad utilizzarli anche sugli occhi, però poi appunto Valentina mi ha spiegato che in realtà sono dei prodotti ideati per il contouring, e in effetti sugli occhi sono comunque belli perché sono anche una buona base per metterci sopra l'ombretto, e proprio ho visto che quelle due volte che li ho utilizzati andavano un po' nelle pieghette, perché poi questi giorni mi sono sbizzarrita a aprire tutte quante le confezioni perché ero veramente curiosissima. E ve ne mostro uno per uno. Allora, questo si chiama Cappuccino, che è meraviglioso. Appunto, è questo color cappuccino, questo marroncino delicato, bellissimo. Poi c'è questa più scura che si chiama Espresso. Sono dei colori, questo è un colore più freddo, ma mi piace proprio la consistenza così soffice, setosa, morbida. Veramente veramente bellissimi prodotti. E l'ultimo, che è il colore più chiaro, che è un panna, diciamo, un crema, che si chiama latte macchiato. Eccolo qua. È chiaro così. E questi li ho usati tutti e tre per fare un po' la base oggi del mio viso. Quindi questo l'ho utilizzato un pochino di più sul contorno occhi. Con gli altri colori più scuri, ho fatto un leggero contouring sfumato appunto sugli zigomi e sul resto del viso. E poi ho utilizzato questo blush in crema che è bellissimo, veramente, veramente bellissimo. Questo si chiama numero 1 vintage, ma c'ha un colore. Questo è uno degli altri prodotti che lei praticamente mi ha letto nel pensiero, perché io appunto ultimamente, vi ho detto anche nell'ultimo video dedicato al make-up, quello della Face of the Day, ho finito praticamente i blush, quindi stavo senza blush e desideravo acquistare un blush. E quindi è arrivato questo, che tra l'altro è un colore bellissimo, cioè è un colore proprio bello, 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 che mi piace da morire e che ho utilizzato oggi. Ve lo swatcho casomai qua, ve lo faccio vedere. Guardate che bello. E vicino vi ci metto anche questi cream to powder, così potete vedere un po', spero, i vari colori. Tra l'altro mi sta squillando il telefono di là. Oddio, non è che è la notizia. Aspettate, io quando squilla il telefono sti giorni sto sempre a 3000. Devo andare a rispondere. Aspetta, vi faccio vedere questo e poi. Ecco qua. Allora, vi faccio vedere i vari colori. Naturalmente quello più su è il blush. Poi c'è questo colore più chiaro, marroncino. Aiutatemi, come si chiamava? Cappuccino, quello più scuro espresso e quello più giù chiaro bianco, diciamo, simile al panna, e il latte macchiato, veramente bellissimi. Poi un altro prodotto che io desideravo comunque in questo periodo di acquisto era un rossetto. Soprattutto qualche giorno fa c'avevo proprio, non lo so, voglia di acquistare un rossetto. Infatti ho fatto un po' vari giri, però qui da me, come sapete, purtroppo prodotti biologici non si trovano, e alla fine ho lasciato perdere. Poi è arrivata questa meraviglia di pacco dove ci sono ben tre rossetti, e
tutti e tre di Alverde, una l'edizione limitata, credo proprio sia questo da Packaging, che è meraviglioso, cioè qualcosa di spettacolare, guardate quanto è bello, bellissimo. Tra l'altro quando ho aperto il pacco sono tornata dalla palestra e Luigi sapeva che stavo aspettando questo pacco, mi ha detto no, sono curiosa, voglio vedere che cosa c'è dentro il pacco, ma questo rossetto, ha detto belli sti rossetti, mi ha stupito sta cosa perché non me l'ha mai detto. Poi sapeva che l'attendevo proprio con ansia, proprio fremevo. Questo si chiama Terra, è il numero 20 e questo è lo swatch, bellissimo. Valentina ha scelto dei colori, uno più bello dell'altro, veramente. Poi quello che indosso adesso, che mi sta piacendo tanto e che sto usando tanto in questo periodo, si chiama Glamorous Brown, sempre il numero 20, sempre al verde, e ve lo swatch vicino. Sembrano simili, però questo tende un po' più al marrone rispetto all'altro, che sembra quasi più un prugna, anche se poi sulla bocca non è poi così marrone, marrone, marrone. E questo è un altro colore che si chiama Primrose, il numero 52, sempre al verde. Questo invece è un rosa. Eccolo qua. Veramente molto 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 bello. Questo l'ho provato soltanto una volta, però l'ho utilizzato con un make up occhi che secondo me ci stonava un po'. Infatti voglio riprovarlo con un altro trucco occhi, perché quello che c'avevo quel giorno non era adatto secondo me. Veramente dei colori meravigliosi, meravigliosi, bellissimi. E poi credo l'ultimo, ma non per importanza, questo duo. Che serve, è sempre della linea nuova, della nuova collezione Nude Perfection, che si chiama Perfect Contouring, che ancora non ho aperto. Questo è l'unico prodotto che ancora non ho aperto, non ho ancora sbocciato, perché sto utilizzando comunque questi altri prodottini qua, però sono dei colori veramente bellissimi. Sicuramente li proverò pure sugli occhi, perché comunque sono dei colori che mi incuriosiscono molto. Questo non è un cream to powder, scusate. Questo no, questo è cremoso e basta. Oddio, allora lo devo aprire. Scusate, pensavo fosse anche questo un cream to powder. Comunque gli altri appunto che ho provato mi sono piaciuti tantissimo, proprio come tipo di prodotto. Io l'ho utilizzati prevalentemente con le dita. Non lo riesco a aprire, vabbè, ve lo faccio vedere un'altra volta perché ho le unghie un po' lunghette e non sono abituata. Vediamo un po'. Ce la posso fare? Eccola, ce l'ho. Quindi questo, dicevo, Nude Perfection, che si chiama Perfect Contouring. Guardate che belli questi colori, freddi, bellissimi. Allora, la parte più scura, questo è cremosissimo, molto cremoso. Molto cremoso, che bello, questo lo provo sicuro sulle labbra. Chissà se si può usare anche sulle labbra. Eccoli, wow, il bianco, il color nude è molto colorato. Quindi sicuramente li proverò. Dio che profumo, di frutta, buonissimi. Ah, tra l'altro una cosa che mi è piaciuta da morire è l'odore di questo, cioè quando ho aperto la scatola c'era un odore che era questo qua, un odore di frutta, buonissima, buonissima. Quindi allora questi qua sono proprio cremosi, penso che rimangono più cremosi, io sicuramente lo proverò anche un po' come correttore, vedremo un attimo. E la parte più scura sicuramente la proverò sulle labbra, perché è un colore che mi sta piacendo tantissimo. Quindi insomma, questa è un po' la palette di colori di tutti quanti i prodotti. Questa è la mia faccia del giorno. Ho utilizzato appunto sulla zona inferiore questa matita, sugli occhi ho fatto una base con la Neve Cosmetics, con l'Elegantissimi. Ho utilizzato questo ombretto qua che si chiama Croissant, l'ho intensificato leggermente sull'angolo esterno con Espresso, leggermente, e ho messo una punta di Etoile sull'angolo questo più alto del vicino al sopracciglio. Naturalmente prima avevo fatto una leggera base chiara con Butterfly, che è questo qua,
Poi su tutto quanto il viso ho utilizzato questi prodotti qua in crema, tutto in powder, quindi la parte più chiara soprattutto sul contorno occhi, e ho scolpito leggermente, ho intensificato un po' lo zigomo con questi più scuri. Poi ho fatto una base per il blush con questo cream to powder di Alterra, e ci ho messo su poi un pochino, una puntina qua davanti di Sassy Salmon, questo qua della Benefos, e poi ho messo un po' di mascara e il rossetto, così l'ho fatto vedere pure un po' anche all'azione questi colori, il rossetto, questo Glamorous Brown di Alverde che mi piace tantissimo. Quindi questo è il pacco magico che finalmente è arrivato, io sono contenta di aver aspettato e sperato, perché veramente io lo desideravo troppo questo pacco. Poi sapevo che lei ci aveva messo tantissima cura nel prepararlo, sapere che appunto una persona ti pensa, sceglie dei prodotti per te, ci mette cura in quello che fa appunto nel preparare le cose, insomma mi dispiaceva troppo poi se questo pacco andava perso, quindi sono contentissima che sia arrivato a destinazione, e io vi mando un bacio grande e ringrazio Valentina con tutto il cuore, sei stata fantastica, e spero che questo video vi sia piaciuto, e se vi piace anche il make up fatemi sapere, sicuramente ne realizzerò altri con questi prodotti, perché in questi giorni mi sto sbizzarrendo, sto provando appunto a mixarli, a provarli sulla mia faccia. Sono comunque tutti colori azzeccatissimi, veramente scelti ad hoc, perfetti per la mia carnagione e anche per i miei gusti. Quindi grazie e ci vediamo presto. Ciao!